verso una nuova mobilità sostenibile. Ecco, cosa significa e che cosa dobbiamo fare? Significa che la mobilità purtroppo in Italia in questo momento è insostenibile. È insostenibile perché 2/3 degli spostamenti che vengono fatti sono a livello urbano, sono con l'auto. Questo ha creato un enorme inquinamento, ha creato un grande contributo al cambiamento climatico, ha creato una situazione insostenibile per quanto riguarda gli incidenti d'auto, anche mortali, tantissimi nella nostra città e in tante città italiane, ha creato difficoltà per il rumore, ha causato un cattivissimo uso dello spazio, la necessità di asfaltare sempre di più parcheggi, strade, garage, eccetera, e infine è costosissima per le amministrazioni ed è costosissima per i cittadini. Quindi la mobilità attuale è insostenibile. È necessario raggiungere effettuare al più presto una vera svolta verso la mobilità più sostenibile. È per questo che io preferisco usare il termine svolta, è una parola usata in tedesco nei paesi di lingua germanica, si usa proprio Wende, che significa una svolta U di fatto, invece che una transizione, che mi sembra un po' troppo lento come processo. Per invertire completamente il tipo di mobilità. E invertire significa invertirla numericamente, cioè se adesso il 2/3 degli spostamenti sono in auto privata, questi devono essere dimezzati e devono rappresentare soltanto 1/3 degli spostamenti. I 2/3 invece sostenibili devono essere a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Questo dovrebbe essere l'obiettivo che si dovrebbe dare ogni istituzione.